Il punto che vi mostro oggi è stato utilizzato per una copertina che ho, il cui schema ho trovato in internet. La lavorazione è su un multiplo di 6 maglie. Per mostrarvi questo campione, io ho montato 30 catenelle. Una volta fatto 30 catenelle, partiamo con il primo giro. Torniamo indietro di una catenella e lavoriamo una maglia bassa. A questo punto facciamo 5 catenelle. 2, 3, 4 e 5. Saltiamo 3 catenelle sulla base, quindi 1, 2, 3. E nella quarta lavoriamo una maglia bassa. Abbiamo questo occhiello. Ora facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Saltiamo una catenella di base e lavoriamo di nuovo una maglia bassa. Abbiamo un secondo occhiello più piccolo. Ora dobbiamo continuare fino alla fine delle catenelle lavorando un occhiello con 5 catenelle e un occhiello con 3 catenelle. Quindi continuiamo, facciamo 5 catenelle, saltiamo 3 maglie di base, maglia bassa, 3 catenelle, una maglia saltata sotto, maglia bassa nella successiva. Nuovamente 5 catenelle, si saltano 3 catenelle di base, una maglia bassa nella quarta. Occhiello piccolo, 3 catenelle, saltiamo una catenella di base e facciamo la nostra maglia bassa nella successiva. Catenelle, saltiamo 3, nella quarta facciamo la maglia bassa. 3 catenelle, ne saltiamo una. Nella successiva facciamo la maglia bassa. Di nuovo, come ultimo punto a chiusura del lavoro, qualunque siano i numeri di catenelle che voi avrete impiegato per fare la copertina, praticamente si termina con un occhiello grande, quindi quello da 5 catenelle. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5, saltate 1, 2, 3 e fate un'ultima maglia bassa a completamento della prima riga. Quindi vedete, ci sono occhielli grandi, diciamo più alti, alternati a occhielli più bassi. Per voltare il lavoro facciamo 5 catenelle. Una, due, tre, quattro e cinque. Voltiamo e partiamo con il secondo rigo. Allora, come prima cosa dobbiamo fare una maglia bassa al centro dell'archetto grande. Lavoriamo 2 catenelle. Iniziamo ora con un nuovo punto, ossia 4 maglie alte chiuse insieme. Questo punto lo facciamo all'interno dell'archetto piccolo. Allora, le maglie alte chiuse insieme vuol dire che facciamo una prima maglia alta, la lavoriamo a metà senza chiuderla. Una seconda maglia alta, lavoriamo anche questa a metà senza completarla.
una terza maglia alta, lavorandola a metà, e la quarta maglia alta che la lavoriamo completamente e nell'ultima parte di lavorazione prendiamo anche tutte le altre lasciate in sospeso. E questa è il nostro gruppo di 4 maglie alte chiuse insieme. Ora facciamo 2 catenelle. Ci troviamo nell'archetto grande, quindi lo prendiamo a metà e chiudiamo con una maglia bassa. Di nuovo 2 catenelle. Ci troviamo adesso nell'archetto piccolo e quindi ripetiamo il punto con le 4 maglie alte chiuse insieme. Una, fermiamoci a metà, due, tre e quattro, che è l'ultima da lavorare completamente, chiudendo anche tutti gli altri punti. Continuiamo così fino alla fine del giro. Alternando la maglia bassa, le 2 catenelle, maglia bassa nell'archetto grande e 4 maglie alte chiuse insieme nell'archetto piccolo. Quindi 2 catenelle, 2 catenelle, maglia bassa, 2 catenelle, gruppo di 4 maglie alte chiuse insieme, catenelle, una maglia bassa, 2 catenelle e per chiudere il giro lavoriamo una maglia alta. Ecco qua. Questo è il primo giro lavorato con il punto di 4 maglie alte chiuse insieme. Passiamo al terzo giro, lavorando una catenella per voltare. Facciamo subito una maglia bassa per iniziare e 3 catenelle per realizzare il primo archetto che chiuderemo in questo punto, ossia nello spazio prima del punto di 4 maglie alte chiuse insieme. Ora facciamo 5 catenelle. Facendo una maglia bassa in questo punto. Quindi proseguiamo con quello da 3, una maglia bassa nello spazio prima del punto lavorato, 5 catenelle, di nuovo una maglia bassa dopo il punto lavorato. Ripetiamo 3 catenelle. E una maglia bassa in questo spazio. 5 catenelle. Una maglia bassa in questo spazio. 3 catenelle, una maglia bassa. 5 catenelle. Una maglia bassa in questo spazio.
3 catenelle e una maglia bassa. Contate 2 catenelle da saltare e nella terza prendete la maglia bassa per terminare il giro. Ecco qua. Ora non resta che voltare. E facciamo di nuovo 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Voltiamo e facciamo subito il punto lavorato di 4 maglie alte chiuse insieme. Come vedete, nell'archetto piccolino, sempre così sarà. Allora, in pratica queste 5 maglie alte, prima non ve l'ho detto, ma stanno a sostituire una maglia alta per voltare la prima maglia alta più le 2 catenelle che abbiamo prima di ogni punto, vedete? Allora, facciamo la nostra maglia lavorata, il nostro punto lavorato di 4 maglie alte chiuse insieme. Questa è la seconda, la terza. E la quarta completa che chiude tutto. 2 catenelle, prendiamo l'archetto da 5 e facciamo una maglia bassa. 2 catenelle e ripetiamo facendo il punto lavorato. Chiudiamo il punto, facciamo 2 catenelle e una maglia bassa al centro delle 5 catenelle successive. Si continua in questo modo, alternando la maglia bassa al punto di 4 maglie alte chiuse insieme fino alla fine del giro. Maglia bassa, 2 catenelle, punto lavorato, catenelle, maglia bassa, 2 catenelle. E punto lavorato. Due catenelle e chiudiamo con la maglia alta che andremo a prendere nella maglia bassa sottostante. Ecco qua. In pratica la lavorazione è questa. Si alternano sempre questi giri in modo poi da avere nella visione d'insieme un alternarsi di punti con le 4 maglie alte chiuse insieme. Una volta terminato, diciamo, la lavorazione della copertina, lo schema dice di fare un giro totale come rifinitura a maglia bassa. Bordo della copertina è formato da questo punto. Fate 4 catenelle, 3 e 4. Poi alla base, dove avete fatto iniziato a fare le 4 catenelle, fate lo stesso punto che abbiamo realizzato prima. Quindi 4 maglie alte chiuse insieme. Quindi 1, 2, 3 e 4.
La quarta chiudete tutta, la completate e chiudete tutta, tutto compresa le 4 catenelle che abbiamo fatto all'inizio. Ora saltiamo 2 maglie basse di base, 1, 2 e facciamo una maglia bassa. Vedete, si forma questa specie di nocciolina di puff. Adesso continuiamo facendo di nuovo 4 catenelle. Nel punto in cui abbiamo fatto la maglia bassa, lavoriamo le 4 maglie alte chiuse insieme, una, due, lasciamo in sospeso, 3, 4, la lavoriamo completamente con tutti e due i passaggi, prendendo anche tutte le altre maglie libere. Di nuovo saltiamo 2 maglie basse di base, nella terza facciamo la nostra maglia bassa. Ripetiamo fino, diciamo, alla fine del giro della copertina. Quando arrivate all'angolo, fate 1 punto del bordo, diciamo che chiamiamola nocciolina inclinata. Andiamo direttamente nell'angolo e facciamo la nostra maglia bassa, in modo che da questa partiamo per 4 per completare l'angoletto e passare all'altro lato della copertina. Ecco qua. E così continuerete per tutto il bordo della copertina. Allora, per darvi un'idea, questo sarebbe il bordo che otterrete una volta terminata la copertina. Questo, diciamo, è il primo giro del bordo lavorato con questo punto. Lo schema ci dice che possiamo farne ancora un altro alternato ad un pippiolino. Una volta completato il giro, con la nocciolina inclinata, chiamiamola così, ci leghiamo con una maglia bassissima all'inizio del giro che abbiamo fatto. A questo punto facciamo un pippiolino che è composto da 3 catenelle, poi si chiude il pippiolino su se stesso prendendo la prima catenella lavorata. Ora facciamo di nuovo questo punto, quindi 4 catenelle, prendiamo la base del pippiolino e vi lavoriamo le 4 maglie alte chiuse insieme. Questa è la quarta, la completiamo e chiudiamo tutte le maglie. A questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo lavorare una maglia bassa qui tra una nocciolina inclinata e l'altra, prendendo proprio la maglia bassa del punto sottostante. Ecco qua. A questo punto, qui abbiamo fatto la nocciolina inclinata, in questo spazio faremo di nuovo il pippiolino.
Quindi una maglia bassa di nuovo tra le catenelle, facciamo il pippiolino 1, 2, 3 o picot, chiudiamo, ora maglia bassa su maglia bassa sottostante. Bene, ora facciamo il punto inclinato, quindi 1, 2, 3 e 4. Nella maglia bassa che abbiamo lavorato, da cui siamo partiti, facciamo i 4 punti alti da lavorare insieme. Chiudiamo il tutto e di nuovo maglia bassa su maglia bassa sottostante. Ora nelle 4 catenelle facciamo di nuovo una maglia bassa con il suo pippiolino. Maglia bassa, punto inclinato. 3 e 4, 4 maglie alte chiuse insieme. Maglia bassa, di nuovo maglia bassa, pippiolino. Maglia bassa, punto inclinato. Quando siete giunti all'angolo, prendete la maglia bassa sotto, lavorate una nuova maglia bassa. Fate il pippiolino che rimane al centro dell'angoletto, poi entrate nello spazio dove il giro prima è stata fatta, il punto inclinato, lavorato di nuovo una maglia bassa. E poi fate 4 catenelle. E nella maglia bassa che avete fatto, da cui siete partite adesso, lavorate anche i 4 punti alti chiusi insieme. Bene, questo va a sormontare la maglia inclinata del giro sottostante, poi ripartite prendendo di nuovo, facendo una maglia bassa sulla maglia bassa del giro precedente, ripartendo poi da pippiolino, maglia bassa, pippiolino, maglia bassa, punto inclinato. Alternate questi due punti. Io adesso vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao Dalilla!